proviamo a mettere un telo oro intorno al viso e poi proviamo ad aggiungere, grazie, quello argento. Ok, allora adesso rimani un po' un secondo nel vivere questo argento, ok? Così, osservati bene. Lo stacchiamo velocemente, Silvia, e tu mi dici intanto la sensazione proprio che provi nel vederti prima sull'argento e poi sull'oro. Cosa accade? Penso che l'oro mi ingiallisca. Ok, effettivamente, ma anche io sono d'accordo con te che con l'oro ci sono alcuni punti della pelle, a maggior ragione dove la rifrazione è maggiore, che si evince proprio una separazione o un cambiamento, diciamo, di colore. Tra quella che è la parte oro dove c'è la riflessione, invece questa parte più in alto, che non viene più tanto intaccata dall'oro, che si mantiene invece con delle caratteristiche proprio più da donna lunare. Invece quando rimettiamo il telo argento, la sensazione è che proprio il viso si illumina. Sei d'accordo? Allora procediamo. Scura, intermedia, scura, lunare. L'ultima parte della consulenza sarà definire anche la parte psico della nostra Silvia, ma quello lo vediamo dopo.